Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di lingua italiana per la quarta classe. Dragi učenici i drage učenice, dobrodošli na sat talijanskog jezika za četvrti razred. Il tema di oggi è le stagioni. Današnja tema su godišnja doba. Il mio nome è Josipa Cardum e oggi sono la vostra maestra što ćete moći nakon današnje lekcije imenovati godišnja doba pokazati razumijevanje pročitanog i slušanog teksta na temu godišnjih doba napisati kratke odgovore na pitanja o godišnjim dobima nacrtati prikaz proljeća prema služnim uputama i sastaviti mentalnu mapu na temu godišnjih doba koji pribor nam je potreban za rad ili kvaderno La matita, la goma, le matite colorate, il cellulare, il computer portatile, o il computer desktop con internet. U svakom trenutku možete pauzirati snimku. U desnom kutu ekrana vidjet ćete ikone koje će vam pomoći da u svakom trenutku znate što se od vas očekuje. Ascoltate. Ripetete, leggete, rispondete, copiate, disegnate, scrivete, collegate, scegliete, registrate. Ascoltate. Ci sono quattro stagioni in un anno. La primavera, l'estate, l'autunno, l'inverno. Queste sono le stagioni. La primavera, proliece, l'estate, lieto, l'autunno, jese, l'inverno zima. Ascoltate e ripetete la primavera, l'estate, l'autunno, l'inverno. Mettete la lezione in pausa e copiate le parole nei vostri quaderni. Pauzirajte snimku i prepišite riječi u vaše bilježnice. Napišite što te riječi znače na hrvatskom jeziku. Metete la lecione in pauza e scrivete. Napišite slova koja nedostaju. Kada ste spremni, ponovo pokrenite snimku da provjerim. Provjerim. La primavera. L'estade, l'autunno, l'inverno. Mettete la lezione in pausa e fate l'esercizio. Kopirajte poveznicu u vaš pretražnik ili skenirajte QR kod. U digitalnoj igri potrebno je premetanjem slova otkriti riječ, godišnje doba. Questa è la primavera. Com'è bella la primavera con i suoi colori. Ascoltate. Ti piace la primavera? Sì, mi piace. Perché ti piace la primavera? Perché in primavera tutto è verde. Il prato è verde, l'albero è verde. L'erba è verde. Ci sono tanti fiori di tutti i colori. Gli uccellini cantano. Perché a te piace la primavera? Mi piace perché il tempo è bello e gioco fuori. Adesso mettete la lezione in pausa e leggete il testo. Cadaste spremi, ponomo pocremite snim. Di che cosa parla il testo? Ti piace la primavera? Sviggiali ti se proliece? Sì, mi piace. Da, sviggiali Perché ti piace? Zašto ti se sviggia? Perché in primavera tutto è verde. Il prato è verde, l'albero è verde, l'erba è verde. Ci sono tanti fiori. Ima puno zviecia. Di tutti i colori, svig boia. Gli uccellini cantano, pticice pievajo. Perché a te piace la primavera? Zašto se tebi sviđa il Mi piace perché il tempo è bello, il tempo è liepo e gioco fuori e igro se vanno. Mettete la lezione in pausa e copiate le parole nei vostri quaderni. Pauserete il i prepišite riječi u vaše bilježnice. Metete la lecione in pauza e collegate. Kada ste spremni, ponovo pokrenite snimku da provjerim. Provjerim. Il prato livata. L'albero stablo. L'erba trava. Il fiore cvijet. Il colore tempo, il tempo vrieme luccalino pticica bello liep mettete la lezione in pausa e disegnate pauserete snimku e naccerfate ono sto uciteljica govre il prato è verde l'albero è verde L'erba è verde. Ci sono tanti fiori in tanti colori. Il tempo è bello. C'è il sole. L'uccellino canta. La bambina gioca sul prato. Kadas de Spremni, ponavo da Nimkudaprovien. Ecco una soluzione possibile. Evo Primir, kako bi vaš trtež mogò isgledati. Questa è l'estate. Com'è bella l'estate con il suo sole? Ascoltate, ti piace l'estate? Sì, mi piace. Perché ti piace l'estate? Perché c'è tanto sole, fa caldo e non c'è la scuola. Che cosa mangi in estate? Mangio l'anguria, il melone, le pesche e tanti gelati. Adesso mettete la lezione in pausa e leggete. Quando state spremni, poi nuovamente s'in di che cosa parla il testo? Ti piace l'estate? Svigliati se lieto? Sì, mi piace. Da, svigliati. Perché ti piace? Perché ti s'estviglia? Perché c'è tanto sole, perché c'è puno sunca, fa caldo, toplo, brucia e non c'è scuola. Inema scuola. Che cosa mangi in estate? Mangio languria. Lubenica, il melone, digna, le pesche, bresche e tanti gelati. Mettete la lezione in pausa e copiate le parole nei vostri quaderni. Mettete la lezione in pausa e scegliete. Odaberte una recenica che govora u lieto. Mettete la crocetta, stavite quacicu. Crea un'icrecenica che govore ol'etto. Quando siete spremni, ponamo, pokrenite il da provjerimo. Provjerimo, Ecco le soluzioni. C'è tanto sole, fa caldo, mangio l'anguria, il melone, le pesche e tanti gelati. Non c'è scuola. Questo è l'autunno. Come bello l'autunno con le sue foglie secche. Mettete la lezione in pausa e leggete. Quando siete spremni, ponavo pokrenite slim. Di che cosa parla il testo? L'autunno è un po' strano. Yessen è malo ciudano. Un giorno c'è il sole. Yedan dan ima sunza. Un giorno piove. Yedan dan kishi. Prendo l'ombrello. Usimam kishopran. e mi metto gli stivali. i obuvam čispe. Mi piace il bosco in autunno. Sviđa mi se. Šuma u jesen. Tutto è je rosso. Sve è crveno. Marone. Smeđe. E arancione. Narančasto. In na autunno cadono le foglie secche. U jesen pada suho lišće. Mangio le castagne e l'uva. Jedem kestenje i grošćem. Mettete la lezione in pausa e copiate le parole nei vostri quaderni. Pausirete snimku i prepišite riječi u vaše bilježnice. Mettete la lezione in pausa e scegliete. Cerchiate le frasi, zaokružite rečenice koje govore o jeseni. Kada ste spremni, ponovo pokrenite snimku. Provjerimo. Mangio le castagne e l'uva, cadono le foglie secche, tutto è rosso, marrone, arancione, prendo l'ombrello. Questo è l'inverno. Com'è bello l'inverno con i suoi fiocchi di neve. Mettete la lezione in pausa e leggete cada ste spremni, ponovo pokrenite snim. Chi parla? Parlano Simona e Marco. Che cosa dicono? Come bello l'inverno, kako è lieta zima. Tutto è bianco, sve è bielo. Ti piace l'inverno, Simona? Sviđali ti se zima, Simona? Sì, mi piace perché c'è molta neve. Sviđa mi se jer ima puno snijega. I ođoguh on la neve. Ja se igram sa snijegom. Il mio pupac je grande. Moj snjegović je velik. Ti pjače l'inverno, Marko? Sviđa li ti se zima, Marko? No, kaže Marko. Fa freddo. Hladno je. Pero mi pjače, ali mi se sviđa. La mia zlita, moje saunice. E il Natale i Božić. Metete na lezione in pauza e copiate le parole nei vostri kwaderni. Pauzerite snimku i prepišite riječi u vaše bilježnice. Askoltate e scrivete le parole mankanti. Poslušajte i napišite riječi koje nedostaje. ti Johnny Piačana! Mi piace la primavera perché ci sono tanti fiori colorati. Che stagione ti piace Marco? Mi piace l'autunno perché ci sono tante castagne. Che stagione ti piace Mario? Mi piace l'estate perché fa caldo e non c'è la scuola. Che stagione ti piace Lucia? Mi piace l'inverno perché c'è tanta neve e una slitta molto bella. Cada stespremi, ponabolo cremite snimku da proveri. Provieri. La primavera, l'autunno, l'estate, l'inverno. Che cos'è? Mettete la lezione in pausa e collegate. Cada state spremi, ponovo pogretite снимku da provieri. Provieri. Il pupazzo di neve, l'uccellino, l'ombrello, la slitta, la neve. L'anguria, le foglie secche, il melone, la castagna, la pesca. Mettete la lezione in pausa e scrivete. Completate la tabella con le parole. Dovršite tablicu ponuđenim riječima. Svako godišnje doba je opisano s tri riječi. Kada ste spremni, ponovo pokrenite snim. Ekole le soluzioni. Rispondete, odgovorite. ke stagione è? Koje godišnje doba? C'è tanto sole, fa caldo. Che stagione è? È estate. Ci sono tanti fiori di tutti i colori. Che stagione è? È primavera. Tutto è bianco. Che stagione è? È Inverno. Piove. Che stagione è? È autunno. C'è molta neve. Fa freddo. Che stagione è? È inverno. Cadono le foglie secche. Che stagione è? È autunno. Gli uccellini cantano. che stagione è? E primavera. Povežemo naučeno. Mettete la lezione in pausa e create. Izradite mentalnu mapu na temu godišnjih doba. Napišite, nacrtajte i označite pojmove vezane uz svako godišnje doba. Snimite svoju mentalnu mapu i pošaljite svojem učitelju učiteljici iz talijanskog jezika. Na ekranu možete vidjeti započetu mentalnu mapu. Potrebno ju je još dovršiti. Ova mapa je primjer kako i vaša mapa može izgledati. Budite kreativni, budite maštoviti. Na kraju lekcije slijedi samo vrednovanje. Pažljivo pročitajte i označite svoje odgovore u tablici. Završila je lekcija iz talijanskog jezika. Arrivederci!